delle provocazioni che tu hai lanciato, ne colgo una al volo, che è quella relativa al mercato. Premetto che a me interessa relativamente un'analisi dell'arte da un punto di vista strettamente mediale, sebbene sia indiscutibile che il digitale anche in arte effettivamente abbia proprio sconvolto le modalità di produzione, le modalità di fruizione e per l'appunto il mercato stesso. Addirittura creando nuove professionalità. Mi viene in mente la nostra conservatrice del museo Yolanda Ratti, che è una specialista di conservazione di new media e che adesso è andata a lavorare alla Tate, perché alla Tate c'è un importante dipartimento dove lavorano una trentina di persone che si occupano di quella che sembra essere la conservazione di un paradosso, eppure così è. A me un dato che ha colpito nell'introduzione del testo, e quindi una, diciamo, delle premesse per questa stesura di un manifesto per l'età post-tecnologica in arte, è proprio la considerazione di come l'arte contemporanea abbia preso sempre di più una china pericolosa nei confronti del rapporto con il mercato. Il testo parla proprio di un apparato decorativo della classe dominante. Voglio dire, lo sappiamo, c'è sempre stato il mecenatismo, questa è stata la funzione storica dell'arte, però a me pare che negli ultimi anni si stia assistendo ad una sorta di, come dire, esagerazione di questo fenomeno, per cui l'arte, investire in arte corrisponde un po' a quelli che sono gli hedge funds, no? Gli investimenti ad altissimo rischio, per cui non so, i collezionisti, vi do un dato, parlando con le case d'asta, è noto che la maggior parte dei collezionisti di arte contemporanea comprano opere che rivendono entro 7 anni. Questo è proprio un dato statistico che fa riflettere, perché per l'appunto, per quanto l'arte sia sempre stata l'apparato decorativo della classe dominante, c'è anche storicamente sempre stata un'attitudine legata alla passione, alla costruzione, mentre invece ultimamente, fatte le debite eccezioni, ovviamente, questo non toglie che ci siano collezionisti che non si staccherebbero mai da quanto comprano, invece un dato di fatto è che le persone comprano per investire e rivendono. E questo io ve lo posso confermare anche io come storica dell'arte mi occupo di conservazione per l'appunto, e praticamente abbiamo fatto una analisi, un tentativo di vedere se era possibile conciliare le esigenze di chi compra, di chi vende, dell'artista per conservare l'opera in maniera consona. E quindi inserire dei dati all'interno del certificato di vendita, e questo riguarda proprio anche le opere digitali, quindi tutto ciò che è per sua stessa natura facilmente riproducibile e che ha problemi di passaggio, no? Da un formato ad un altro, di riversamento, eccetera. E poi siamo giunti alla conclusione che tutto questo era impossibile da realizzare, cioè non aveva interesse né il gallerista, né l'artista, né il collezionista. E questo perché abbiamo fatto poi praticamente, quindi da fare un'analisi di tipo conservativo siamo passati ad un'analisi di tipo sociale, qui mi ricollego di nuovo al libro, perché oramai gli interessi sono fortemente, o meglio, prevalentemente di tipo economico. E quindi non c'è nessun interesse a, come dire, sistematizzare la cosa, a sistematizzare questo sistema di relazioni, dando delle regole da rispettare, perché è proprio l'assenza di regole che permette al mondo dell'arte di essere quello più flessibile oggi, dal punto di vista del mercato, degli investimenti, dei flussi, dei ricicli di denaro sporco, eccetera. Cioè, tutti sappiamo che la fiera più importante si tiene in Svizzera e non è un caso, che la maggior parte delle transazioni avvengono in denaro contante e non è un caso, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è abbastanza impressionante, quindi a mio avviso, come dire,
ben venga la necessità di una autoriflessione, no? Da parte degli artisti, dei teorici, insomma di tutti noi che lavoriamo all'interno di questo campo, perché a un certo punto uno si chiede davvero, ma io per chi e per cosa sto lavorando? Cioè è chiaro l'obiettivo? Niente, quindi lancio questa, via.